Benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento, che sarà un po' in continuità con quello della volta scorsa, dell'ultima settimana, dove avevamo visto un po' quelli che erano alcuni bisogni di chi si prende cura come familiare di un malato di Alzheimer o di demenze, e avevamo però puntato l'attenzione su quelle che sono anche alcune difficoltà non soltanto oggettive, ma quelle soggettive che attengono un po', al nostro modo di vedere le cose e che creano un ostacolo nel poter chiedere aiuto, aiuto che è importante per non raggiungere poi livelli di stress, molto elevati e, pericolosi, diciamo, minacciosi per la stessa salute fisica e mentale del caregiver. Avevamo visto appunto alcuni modi di vedere, di leggere che impediscono questa richiesta di aiuto, che la rendono difficoltosa. Vorrei continuare un po' su quest'onda, prendendo in considerazione alcuni altri aspetti delle nostre idee, credenze mentali che a volte ci rendono appunto difficile il chiedere un aiuto. Una di queste è la convinzione che debbano essere i familiari a prendersi cura del malato. Spesso, parlando anche con altre persone, con altri familiari, emerge un po' una diffidenza al mettersi in casa qualcuno di estraneo. Questo è molto comprensibile perché, che sia per alcune ore, che sia per una giornata o talvolta in alcuni casi è necessario per le 24 ore, è chiaramente una persona che si inserisce nei nostri rapporti quotidiani e che non è sempre facile accettare o con la quale trovarsi bene. Però detto questo, ci sono anche persone molto capaci, con le quali ci troviamo bene, che hanno un'estrema sensibilità. Quindi questi qui, diciamo, sono aspetti oggettivi che in qualche modo possono essere affrontati. Mi interessa invece di più focalizzarvi su proprio la difficoltà a prendere in considerazione il fatto che non necessariamente debba essere il familiare. È come se ci fosse nella nostra mente un devi essere tu, altrimenti non sei una brava figlia, altrimenti non sei una brava moglie o un bravo marito. Queste sono credenze un pochino a volte anche diffuse, no? Quello di dire devo farmene carico io perché del familiare c'è un legame affettivo e per amore io devo prendermene cura. Certo, l'amore c'è e prendersene cura c'è, è importante. L'occuparsi di, certo, però questo non significa ancora una volta diffidare del fatto che qualcun altro possa darci una mano. Non vuol dire non voler bene il chiedere aiuto ad una persona esterna, che può essere un assistente familiare, appunto una badante, o può essere anche una vicina di casa, può essere anche qualcuno nel vicinato o un altro parente che è disposto per alcune ore o per alcune mansioni ad esserci di sollievo. Quindi vi inviterei un po' a riflettere su questa cosa, no? Abbiamo dentro di noi un po' quest'idea che deve essere solo un familiare, che deve essere la famiglia comunque a prendersene cura, che non si deve ricorrere. Se questo riconoscete che può essere un modo di pensare, l'invito è un po' di metterlo in discussione, perché indubbiamente non fa bene. Non aiuta a trovare sollievo, non aiuta a ricaricarsi, ci appesantisce di un senso di dovere e tutto questo non va certo a beneficio poi di una cura più serena e più efficace talvolta dei nostri cari. L'altro aspetto che forse ho anche ora accennato è un po' quello che è normale che abbandoni i miei interessi, la mia vita, per
assistere una persona cara ammalata. Anche questo, come dire, è certo che ha una parte di verità, nel senso che nel momento in cui mi prendo cura e assisto una persona malata, devo anche qualche cosa modificare nella mia organizzazione. Ma l'idea del sacrificio che forse è implicito in questo, è normale che non mi occupi più, che non, magari trascuro una cura fisica piuttosto che andare a prendere il caffè con un'amica o qualcosa del genere. Ecco, forse questo è qualcosa un pochino da poter mettere in discussione. Non è una verità assoluta. Non significa ancora una volta trascurare il proprio caro, non significa essere egoisti o irriconoscenti. A volte sento dire la mia mamma ha dato tutto per me, mi ha cresciuta, ha dato tutto, ora io devo dare tutto per lei. E questo però talvolta va a prezzo, ad esempio, di una relazione con i propri familiari, marito e spesso figli piccoli. Sento denunciare che vengono a volte trascurati, che la mamma si sente in colpa perché trascura i propri figli perché è necessario dare un'assistenza continuativa al proprio genitore ammalato. Ecco, io credo che il proprio genitore, ammalato e che ha bisogno della nostra cura, della nostra assistenza, non so se vorrebbe questo, perché se ha diritto lui e il nostro amore nei suoi confronti ci porta ad assisterlo e a dedicargli del tempo, indubbiamente poi anche altri, ad esempio i nostri figli o i nostri mariti, ne hanno il diritto ad avere la nostra presenza, così come noi abbiamo il diritto a coltivare tutte le relazioni della nostra vita. È sano prendersi cura dei propri bisogni e non pretendere da se stessi che tutto deve essere sacrificato sull'altare dell'assistenza. Questo chiaramente è collegato in un qualche modo anche al punto precedente che mettevo in evidenza, no? Quello di prendere aiuto per avere un sollievo e poter ascoltare di più anche i propri bisogni. C'è poi un altro modo che crea un ostacolo ed è quello una sorta di convinzione che soltanto io, in quanto familiare, in quanto moglie, in quanto marito, in quanto figlia, posso capire la persona malata per il tipo di storia condivisa, perché la conosco, perché ho vissuto, vivo con lei. E su questo vorrei fare appunto una riflessione, perché certo, indubbiamente conosco di più che non la persona che ad un certo momento passa qualche ora in casa e se ne occupa, però è vero anche un'altra cosa, che i bisogni del malato di demenza sono bisogni che spesso è difficile decifrare, che con il tempo diventa sempre più difficile perché viene gradualmente, inesorabilmente, persa la capacità di esprimerli. L'ammalato che si rifiuta di mangiare, a meno che non ci sia un problema nella deglutizione, o che si rifiuta di lavarsi, o che urla e non sappiamo perché. Spesso questi comportamenti, lo vedremo poi anche nei prossimi incontri, sono espressione di un disorientamento del malato che non trova più il modo di poter esprimere e far capire. Mettiamosi nei piedi del malato, immaginatevi di avere un dolore fisico, per esempio, e di non riuscire, di non trovare il modo né di localizzarlo a volte, né di esprimerlo perché il linguaggio si è perso. E allora forse l'unico modo è quello di protestare, di urlare, di chiedere aiuto attraverso. Ma imparare a leggere tutto questo non è una cosa facile. Non si nasce caregiver. Dobbiamo capire che non si nasce imparati, che non dobbiamo aspettarci da noi di
di conoscere tutto, di sapere, di avere tutte le risposte più adeguate, anche perché spesso tendiamo, come dire, a trattarli forse un po' troppo come bambini e quindi a sostituirsi anche a loro, a anticipare certi bisogni, cosa che non aiuta la loro dignità e la loro autonomia, perché finché è possibile è opportuno dare risposte che incoraggino in un qualche modo il loro esserci. Hanno diritto di protestare, hanno il diritto di dire no, hanno il diritto di dire la loro in qualunque modo, sempre più difficile per noi da comprendere. Tutto questo è importante tenerlo presente, perché qui non si tratta di conoscere la persona, si tratta di conoscere come la persona con quella malattia sta esprimendo i suoi bisogni. Quindi il chiedere aiuto per informarsi su cosa fare, chiedere aiuto per sapere se certi comportamenti sono espressione della malattia o possono essere altro. O chiedere aiuto ad una persona che viva qualche ora insieme al malato, e anche avere un occhio esterno, non solo essere più informati e quindi comprendere non tanto la persona, ma comprendere quelle espressioni attraverso quali la persona ci sta comunicando qualcosa e quindi di dare le risposte più adeguate, ma avere anche un occhio esterno che forse ci aiuta a leggere le situazioni in un modo diverso. Potremmo dirne molte altre di nostre credenze che poi finiscono per essere disfunzionali, no? L'idea di essere una brava figlia o una brava moglie solo se sono in un qualche modo perfetta, e insomma anche qua la perfezione non esiste, per cui non si può neppure essere caregiver perfetti. E siamo imperfetti per fortuna, perché questo ci permette talvolta di entrare in una relazione più vera, meno ricercata nella sua perfezione, più spontanea. Allora, vorrei chiudere con due cose. Uno, una riflessione sul fatto che nel momento in cui per una qualche credenza di questo tipo, io non chiedo aiuto, tendo ad isolarmi e provo sentimenti di inaiutabilità, di incomprensione, di solitudine, e tutto questo però trova un ostacolo nell'essere comunicato agli altri e nel dire io non ce la faccio più, mi dai una mano a qualunque livello. Può essere il professionista, può essere il vicino di casa, può essere un altro familiare. Ho bisogno di questo. Oppure mi aiuti a capire che cosa sta succedendo in questo momento con il mio caro. Nel momento in cui questo non lo faccio, l'altro non capisce il mio bisogno di aiuto. Non è così intuitivo. Chi non vive la situazione, a volte davvero non può capire nel corso del quotidiano tante micro situazioni problematiche che si presentano. Quindi l'altro non mi darà aiuto e questo mi farà sentire ancora di più solo, isolato, inaiutabile, abbandonato, che devo comunque farcela da solo, che non devo rivolgermi a persone esterne che tanto non sono in grado di aiutarle e che solo io posso fare. Quindi capite, si entra in un meccanismo circolare che certo non fa bene. Vi vorrei lasciare con un piccolo esercizio, come spesso mi piace a me darvelo, lo chiamo esercizio, non è certo un compitino, è uno spunto di riflessione. Provate a prendere un foglio con calma, in un momento in cui avete voglia, e vi fate tutto un elenco di persone o istituzioni, associazioni, se non l'avete già fatto o se quello che avete fatto comunque non ha risposto pienamente alle vostre esigenze, ai vostri bisogni e alle quali potreste chiedere aiuto. Poi ho fatto un elenco: familiari, amici, vicini di casa, associazioni, professionisti, psicologi, neurologi, un elenco libero, quello che vi viene. Così, di getto, senza escludere nulla a priori, quello che potreste, quello che c'è.
Dopodiché, per ciascun elemento, se già sono situazioni alle quali non vi siete rivolti, provate a interrogarvi: perché no? Perché non l'ho fatto? Qual è l'ostacolo che vedo? È un ostacolo oggettivo? Nella mia città non c'è nulla, abito in un paese sperduto nella campagna, non mi posso permettere di, per fare un esempio. Oppure non ho altri familiari, non ho nessuno che mi può aiutare, ai familiari non mi rivolgo. Però, escludendo questi dati oggettivi, interrogarsi anche, forse non lo faccio perché ritengo che devo fare da sola, piuttosto che essere egoista, piuttosto che quello che abbiamo visto prima, ve lo do come spunto di riflessione. Il messaggio invece con cui chiudo un po' questi nostri ultimi due incontri è quello che chiedere aiuto è fondamentale per prevenire la propria salute fisica e mentale, per salvaguardare se stessi, perché solo salvaguardando se stessi possiamo essere realmente di aiuto ai nostri cari. Grazie e ci vediamo la prossima settimana.